Mamma mia, ma che schifo! Che schifo, ragazzi, veramente una partita inguardabile, inguardabile. Giocatore della Sampdoria, proprio tutti, dal primo all'ultimo, andare a fare un bagno di umiltà e chiedere scusa per questo furto, perché aver rubato un punto del genere è un crimine contro l'umanità. Perché penso, con tutte le volte che noi abbiamo rubato dei punti per del genere, io fossi il tifoso dello Spezia, probabilmente mi sarei impiccato oggi dopo uno scempio del genere. Primo rigore per lo Spezia poteva starci, ma niente di clamoroso. Secondo rigore per lo Spezia, plateale, ma proprio, ma plateale, ma secco, cioè, braccio così proprio. L'ha fatto rotare, al momento se lo staccava dal corpo lo prendeva con l'altro braccio e lo facevo rotare così. Niente, non ha dato rigore. Vabbè, l'unica decisione arbitrale giusta è stata l'unica a favore veramente completamente dello Spezia, più di un rigore, cioè gol dello Spezia, però lì di serio ci ha tirato una cartella qua a Ghilardi che l'ha steso, e quindi quello giustissimo, annullare il gol, però ragazzi veramente una Sampdoria orribile, orribile, che detto francamente non merita assolutamente la zona playoff una Sampdoria così, ma neanche lontanamente, cioè un punto in due partite ci siamo... Abbiamo scavato proprio una fossa biologica piena di letame per buttare nel cesso quel poco di buono che abbiamo fatto sta stagione. Adesso, per carità, si possono ancora recuperare punti, però non, io lo dicevo prima e lo ribadisco anche adesso: andare ai playoff sarebbe un insulto verso tutte le altre squadre molto più piccole di noi, che stanno lottando molto di più di noi per arrivare lì. E noi ci siamo quasi per caso, perché con la squadra che abbiamo sulla carta li dovremmo dominare. Borini, da quando è tornato, ragazzi, sembra un termosifone. La roba che lo vedi lì vagare senza se, senza ma, si prende nei falli e boh, ce l'ha. Fanno un cazzo. Fanno niente, va bene, va benissimo il pareggio che abbiamo fatto col Palermo, ma quello di oggi, che l'ha sconfitto con sul Tirol, ragazzi, sono 2 punti in 3 partite. Nella fase più importante della stagione, fai 2 punti in 3 partite, magari c'è qualcosa che non va. Alvarez oggi, uno dei tanti, ma lì ci si è proprio mangiato di tutto e di più. Aveva fame, dategli di più da mangiare. Sto ragazzo lo mangia solo del pollo, dategli anche del vitello, del bovino. Qui siamo in Piemonte, gli possiamo dare anche noi qualcosa, ma che si divori dei gol un po' meno clamorosi sotto porta, perché quello era... Contando che, ripeto, lo Spezia ci ha graziato, gli arbitri ci hanno stragraziato. Quindi oggi era proprio una sconfitta con la S maiuscola scritta sonora, bella incisa. Con l'S di Superman, c'era proprio bella come stampata al posto del bacciccio oggi, perché non c'era cazzo che teneva. Cioè, ce l'hanno preso a pesci in faccia proprio dall'inizio alla fine. Poi ripenso, quante altre partite avremmo dovuto vincere noi per prestazione, per merito sul campo? O avremmo dovuto perlomeno pareggiare, e abbiamo perso o pareggiato quando avremmo dovuto vincere. E dico, Madonna, adesso che mi sento da questo lato, mi sento veramente sporco, cioè, mi dici veramente questo punto rubato che è immeritatissimo, cioè è una cosa veramente deplorevole, perché poi sono, lo Spezia su 2 punti in meno che gli sarebbe servito come il pane, però noi ci troviamo con un pugno di niente in mano, perché ti trovi di far fronte a una prestazione vergognosa. Poi, vabbè, stare i cambi, c'è poco da dire. Buttare gente dentro al 90esimo, secondo me non ha molto senso. Dopo la partita che ha fatto Barreca, secondo me era da cambiare mezz'ora prima, almeno. Però, vabbè, io non voglio criticare più di tanto Pirlo, perché... Anzi, effettivamente, forse dovrei prendere a farlo, perché ho passato per un mese a criticarlo e poi, boh, non l'ha più perso per un mese e mezzo, quindi forse se prendo a criticare Pirlo porto un po' di fortuna, però a questo punto ripeto non so neanche quanto ci convenga, perché vedo partite di questo livello e partite invece di livello di Serie A, proprio non sono 2 categorie diverse, cioè non c'è una categoria di differenza, ce ne sono 6-7, c'è un abisso di differenza, come se vedessimo giocare l'eccellenza e la Serie B, cioè proprio non c'è un paragone logico, ragazzi, queste partite sono inguardabili. Cioè io vorrei fare il calcolo di occasioni serie create tra oggi e la partita con il Tirol, secondo me dovrei fare due.
mettiamoci in mezzo anche il Palermo, che devono fare 4-5, non più di tante. Assolutamente bisogna cambiare questo trend, perché è catastrofico. Facciamo qualcosa per là davanti, a centrocampo, ma anche in difesa, cioè, si stanno facendo dei colabrodo totali. Secondo me si sono adagiati troppo sugli allori e adesso si stanno sputando tutto. Però ho detto, e lo dirò fino allo sfinimento, secondo me questa stagione non meritiamo di qualificarci ai playoff. Poi vada come vada, sosterrò sempre comunque la Samp, ovviamente se ci arriverà ai playoff e si qualificherà ben volentieri, speriamo nel ritorno in Serie A, ma piano, perché se poi dobbiamo andare in Serie A e tenerci questa squadra di cadaveri, preferisco rimanere in Serie B, lo dico fin da subito, ma lo dico da voi che lo dico, perché per tornare in Serie A prendo 5 pappine dall'Inter, 3 dal Genoa, 4 dal Napoli, 2 dalla Juventus, 3 dal Milan, no, sto volentieri in Serie B, qualche soddisfazione in più me la vedo. Per il resto, come sempre, iscrivetevi al canale YouTube e forza Samp! Ciao popolo blu cerchiato!